Dopo l'esposizione temporanea che si è svolta da aprile a settembre scorso dell'opera di Jan Fabre, L'uomo che sorregge la croce, il Piemonte della Misericordia accoglie l'allestimento, questa volta permanente, di quattro nuove sculture del maestro belga. L'esposizione, con opere concepite proprio per la cappella dell'istituto, è curata da Melania Rossi. È una installazione permanente, quindi è una grande emozione per tutti, per me come curatrice, ma soprattutto per l'artista, perché questa installazione resterà in questa cappella per sempre, proprio come è successo a Caravaggio, quasi più di 400 anni fa. Sono quattro sculture completamente in corallo che hanno al centro un cuore anatomico, il cuore pulsante, il cuore che pompa il sangue che è anche il simbolo legato al corallo. Jan Fabre ha creato un corpus di quattro sculture in corallo rosso che rappresentano complesse associazioni simboliche e iconografiche, concepite per essere poste in dialogo con i dipinti seicenteschi già esistenti nelle cappelle. La purezza della Misericordia con il giglio, attributo dell'Immacolata Purezza di Maria, e la mascella d'asino come metafora direttamente prelevata dalle sette opere di Misericordia di Caravaggio per indicare l'atto di dare da bere agli assetati. La libertà della compassione presenta la colomba, simbolo dello Spirito Santo, e rinvia al San Paolino che libera lo schiavo di Gian Bernardo Azzolino. La rinascita della vita con l'edera che avvolge la croce, simbolo centrale del cristianesimo e albero della vita, intende porsi in dialogo con la deposizione di Luca Giordano. E infine la liberazione della passione, nella quale la torcia e la chiave si pongono in rapporto con il San Pietro che risuscita Tabità, di Fabrizio Santafede. Jan Fabre è il governatore al patrimonio immobiliare artistico e agli affari legali del Piemonte della Misericordia, Luigi Pietro Rocco di Torrepadula. Naturalmente Caravaggio per me è importante perché ho iniziato a conoscerlo attraverso l'opera di Rubens nella mia città, Anversa, e quando ero un ragazzo per la prima volta a Napoli, Falso Movimento, Mario Martone, Thomas Arana mi portarono a vedere questa opera. Ho una grande tradizione a Napoli di lavoro, performance e mostre. Mi sento come un nano accanto a un gigante che è Caravaggio. Il Piemonte della Misericordia si è sempre rivolto all'arte contemporanea. Non solo per abbellire, impreziosire il proprio sito, i propri luoghi, ma proprio per trasmettere il proprio messaggio, per trasmettere la propria visione della realtà. È quello che ha fatto dall'epoca della commissione a Caravaggio e che ha continuato a fare storicamente e continua a fare oggi.